speciale dedicato a questo stage di judo di Cesenatico. Carlo Maurizi, sei praticamente ai i tuoi ragazzi attorno, insomma, avete dato una grossa mano a questo stage. Bene, allora voglio ribadire che dal 2002 io sono responsabile del settore arti marziali dell'Eurocamp e devo ringraziare il settore judo, specialmente Laura Di Toma e il presidente Morciani, perché hanno sempre creduto questo progetto trasversale. Perciò qua sono già 22-23 anni che facciamo questi stage judo, lotta e karate. Questo per me è importante. Quest'anno c'è stato un evento che è questo camp, dove c'è stato Basile, Mungai e altra gente prestigiosa, e la Laura Di Toma, che è il direttore tecnico, che ha vinto una medaglia d'oro. Voglio ricordare che c'è stata questa collaborazione con Laura dal 2004, e quando la Federazione Judo mi ha chiesto una collaborazione, i miei ragazzi hanno rinunciato alle ferie per essere qua. E mi fa molto piacere che la Laura Di Toma gli ha fatto i complimenti, perché loro qui sono in veste, diciamo, di steward. Hanno dato una grossa mano, ma io penso che abbiano imparato, perché mi ha fatto piacere quello che ha detto Edoardo: Carlo, facciamo le stesse cose che ci insegni tu. Però io ho detto, il judo ve lo segno in modo molto elementare, qui ci sono dei campioni, perciò quando venite a casa portatevi questo bagaglio tecnico. Allora, ovviamente noi abbiamo seguito insieme a Carlo quello stage e abbiamo trovato tantissimi dei protagonisti, anche dei nostri amici che normalmente abbiamo ospiti durante Sport Day by Day, quindi andremo ad ascoltare un po' le loro voci, compresa quella di Laura Di Toma, commissario tecnico del judo, ma anche ovviamente nostra amica sempre di Bologna, e spesso l'abbiamo avuta ospite. Ovviamente torneremo appunto da metà settembre anche insieme a Carlo. Adesso andiamo ad ascoltare le voci, cominciando proprio anche da quella di Gianni Morciani, no? Che è il prossimo candidato, uno dei due prossimi candidati alle elezioni come presidente della FILCAM, che viene proprio dalla nostra terra, no? Ecco, un'altra cosa che voglio dire ai genitori: il progetto scuola, qui abbiamo un esempio di un grande atleta che aveva grosse possibilità di partecipare in nazionale, però è chiaro che ha scelto un'altra strada, è laureando in medicina, sta partendo per Erasmus, per la Spagna, e vorrei che dicesse due parole. Allora, quindi lo sport che costruisce la persona, e ovviamente dopo, insomma, non dico che è tutto più facile, però si affronta con un altro, no? Con certo, un altro spirito. Sì, il karate mi ha formato, mi ha cresciuto, gli insegnamenti di Carlo tutt'oggi me li porto dietro. Io da quando avevo 8 anni, era lontano 2010, Carlo mi ha accompagnato, mi ha cresciuto con l'Eurocamp. Adesso gli insegnamenti me li porto dietro, con il valore della resilienza, della fatica, della dedizione verso qualcosa, è qualcosa di un valore inestimabile che mi porto sempre con me. Allora, questi ovviamente sono i valori del judo, del karate, che porta avanti la FILCAM insieme anche alla lotta, ma ovviamente di tutto lo sport. Quindi queste sono le prossimamente da ora in poi le voci di chi ha partecipato, con alcune immagini anche che vedrete dei ragazzi, dei tantissimi ragazzi che erano qui presenti a Cesenatico. Grazie, ovviamente con Carlo ci rivedremo da metà settembre. Io ringrazio Fogacci, ringrazio il CONI di Bologna che ci sostiene, e la regione Emilia-Romagna, perché grazie ai contributi, hai capito, noi riusciamo a sopravvivere, perché adesso è un momento economico per tutte le famiglie e abbiamo bisogno di questo sostegno. Grazie. Insieme a Paolo Landuzzi del CAB siamo a Cesenatico, dove in realtà si parla di judo, però insomma la tua società praticamente ha un po' tutto, no, al suo interno. Sì, certo, noi abbiamo anche una piccola sezione dove facciamo judo, e è chiaro che il nostro sport di punta è la lotta e il sollevamento pesi, però diciamo che vogliamo dare una formazione ai nostri atleti un po' più ampia, quindi abbiamo anche una piccola attività di judo che è soprattutto delegata ai bambini. Insomma, ecco, abbiamo il nostro maestro Piazzi, ormai quasi novantenne, che ha un gruppo di adepti che lo segue ormai da tanto tempo, e ci fa il piacere continuare. Allora, voi avete una situazione un po' particolare a livello di sede, però in questo momento voi avete già rilanciato l'inizio della nuova stagione nella vostra sede attuale. Certo, noi abbiamo la sede vacante, diciamo così, siamo alla ricerca ormai da un anno di una sede definitiva. Il Comune ci ha dato la possibilità di allenarci in una location provvisoria,
però è chiaro che noi dobbiamo fare progetti sul futuro, dobbiamo allenare i nostri atleti, e quindi abbiamo già un programma che è iniziato in questi giorni, dai primi settembre, con la solita nostra attività di punta, lotta, sollevamento pesi. Abbiamo anche grappling, che è un'attività di lotta che va molto in questi ultimi anni, che è legata sempre a uno sport a combattimento e fa parte della Fijicam. Allora, raccontaci un po' chi vuole cominciare con la lotta, i pesi o lo stesso grappling, dove deve venire? Allora, noi siamo in via Fioravanti 22 a Bologna, piazza Lucio Dalla, e siamo lì tutti i giorni. I corsi iniziano alle 17:15 per i bambini di lotta e poi proseguono con la lotta adulti, con il grappling e con il judo e il sollevamento pesi tutti i giorni, e quindi dalle 17:15 in avanti fino alle 21:30, anche 22, dipende un po' dal prolungamento degli elementi, tutti i giorni via Fioravanti 22. Allora, chi vuole fare lotta, ma anche chi eventualmente avesse un capannone, uno stabile dai 150 metri in su, diciamo così, che Paolo Landuzzi lo aspetta. Sì, noi, dicevo prima, ricerchiamo una sede definitiva. Noi abbiamo bisogno di, diciamo, 200-250 metri per inserire la nostra attività di lotta e sollevamento pesi principalmente. Poi all'interno di questi spazi ci sta anche il judo, il grappling, eccetera, e siamo costantemente alla ricerca di una nuova sede, perché teoricamente a fine settembre usciamo. In bocca al lupo. Grazie. Sì, ma Franco Trazzi, che è un volto conosciuto della nostra emittente, perché in questi anni sei sempre stato nostro ospite. Franco, a livello di... noi abbiamo vissuto delle Olimpiadi, no? Sì. Fino a poco tempo adesso ci sono anche le Paralimpiadi, in cui il judo che figura ha fatto? Come è andato? Allora, come Olimpiadi abbiamo fatto una gran bella figura, anche perché oltre all'oro che abbiamo vinto con la Bellandi, che non si discute, abbiamo fatto 3-4 finali per il bronzo, finite in modo discutibile, perché quando si finisce con 3 Shido al Golden Score è sempre discutibile che sia giusto o meno. La cosa importante è che il judo è vivo, il judo è molto vivo a livello massimo, quindi a livello assolutamente di alto livello, quindi agonisticamente a livello mondiale, è molto vivo come movimento di base, quindi bambini, ragazzini, adulti, vanno bene anche corsi per persone oltre i 50-60 anni. La federazione ha istituito un corso per cinture d'argento, quindi over 65, quindi si è scoperto che il judo è, oltre che uno sport, un'arte marziale, fa molto bene anche alle persone adulte per movimenti, per coordinazione, per anche a livello sociale. Quindi l'adulto che magari ha 65 anni, che anziché stare a casa a giocare a carte o quant'altro, va in palestra, impara dei movimenti giusti, potenzia la muscolatura, quindi il judo è per tutti. Quindi un invito generale, io parlo per me che ho già 70 anni, dicono che lo dimostro, poi non lo so, non sta a dirlo, è che il judo è per tutti, quindi sia a livello giovanile che a livello adulti, anche perché è judo, un judo buono, dimostra i risultati agonistici, quindi invito tutti a far judo come io faccio ormai da 52 anni. Bene, allora ovviamente noi dal 16 settembre siamo nuovamente lì pronti e ti aspettiamo. Certo, io sarò ben felice di venire a raccontare le mie esperienze, le esperienze della società dove lavorerò, quindi altro non è che un saluto, un arrivederci e buona fine estate a tutti. Abbiamo con noi il presidente Giovanni Morsiani, arrivato da Roma, dico bene? Sì, sono rientrato ora, e ho fatto un pit stop a Faenza per, come dire, rimodulare le cose, e siamo venuti a Cesenatico in questo importante stage dove abbiamo 500 presenze, e credo che ribadisce quanto è importante il movimento judoistico italiano gestito da questo gruppo, che in questo quadriennio ha dimostrato di poter dire la sua a livello internazionale. A proposito della sua, siamo assieme appena rientrati da Parigi, possiamo dire che abbiamo lasciato, diciamo, il testimone alla seconda manche delle Olimpiadi dedicata alla Paralimpica, dove anche il judo ha alcuni atleti in gara. Sì. L'operazione Parigi come l'hai vista? Allora, l'operazione Parigi, avevamo delle grandi aspettative, una squadra di 13 componenti, era una squadra in alcuni pesi da battere, avevamo la campionessa del mondo in carica, non è andata come ci aspettavamo nella prima fase, ma comunque devo dire che il risultato, la medaglia d'oro,
è stata veramente la ciliegina che ha ribadito un concetto importante, che la squadra era forte, potevamo dire la nostra, ma soprattutto potevamo fare medaglia. La medaglia è arrivata e devo dire in una maniera così, in un momento di depressione generale, perché comunque dopo tutti questi terzi, quinti, dove il quinto diventava un must, abbiamo avuto un momento di depressione. È arrivata la medaglia della Bellandi e credo che Alice ha dimostrato che il judo italiano è veramente importante. 4 quinti posti, un settimo posto e ci vede comunque fra le nazioni più importanti. Le Olimpiadi sono un momento difficile per tutti e credo che dovremo lavorare di più sotto l'aspetto del mental coach. Credo che le premesse per Los Angeles siano assolutamente positive e io penso che questo gruppo di lavoro che ha proposto questa impostazione possa dire la sua nel prossimo quadriennio. Hai parlato della medaglia della Bellandi. Sicuramente la Bellandi ha dimostrato che prima facciamo i punti e poi vediamo, pensiamo anche allo shido e alle munizioni. Questo è un principio veramente importante che qualcuno dovrebbe anche ricordarsi. E questo non per fare polemica, sono stati tutti bravissimi come concetto generale. È che le medaglie di legno non funzionano, anche se Maragò sta convincendo il Presidente della Repubblica Mattarella a invitare anche i quarti, quindi noi i quarti non ce l'abbiamo, quindi saranno i quinti alla festa di settembre. Direi che Mattarella, persona squisita devo dire, ha capito l'importanza della medaglia, quella chiamata di legno, e credo che con questa convocazione in un momento così importante dove vengono enfatizzate le medaglie, dare quel momento di lustro, di riconoscimento ai quarti, che per noi sono i quinti, perché comunque noi abbiamo due gironi che si uniscono nelle semifinali, sia importante, sia un segnale dove il lavoro viene gratificato, anche se non con una medaglia, ma comunque con un riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica, che è la massima carica istituzionale. Anche perché abbiamo visto un Presidente della Repubblica all'inaugurazione sotto una pioggia battente, l'unico Presidente che è rimasto lì fuori dalla passerella, diciamo, di Macron, quindi ad aspettare la barca con i nostri alfieri, quindi ha dimostrato veramente un grande cuore e questo, certo. E questo ci fa veramente molto piacere. Certo. Sì, sono d'accordo, oltretutto si potrebbe anche polemizzare un attimo sulla gestione delle tribune. Credo che le autorità quantomeno si debba prevedere una tettoia per la tribuna, perché la tribuna del Presidente della Francia aveva la tettoia e quella del Presidente della Repubblica Italiana e degli altri presidenti no, quindi mi sembra che qualcosa sia stato tralasciato. Che dici? Dico che anche, diciamo, i miei colleghi giornalisti, io compreso, con il biglietto in bocca, come si usa dire, per cercare di eccetera, hanno dato al nostro presidente un impermeabile da un euro forse, sì. Cinese, cioè, chiaramente, no? E quindi mi sembra veramente che non sia stato proprio il massimo nell'ospitalità. Ma adesso parliamo di cose molto più serie. L'appuntamento importante dopo le Olimpiadi è il 21 dicembre. Sì, il 21 dicembre, dove andiamo a ratificare una cosa importante, il gruppo dirigente che gestirà, governerà e farà la programmazione per il quadriennio 2025-2028. È un momento importante, ci sono dei cambiamenti, abbiamo tutta una serie di prerogative importanti che dovranno avere un approccio imprenditoriale per, non dico rilanciare, perché questa è una federazione che comunque è gestita in una maniera importante, ma che comunque qualche rimodulazione, qualche come dire, componente fresco che ci dà un impulso, che ci mette nella condizione di gestire un centro olimpico che ha delle grandi potenzialità, che ci mette nella condizione di ribadire che il movimento judoistico italiano
è fra i primi al mondo, che il settore lotta ha triplicato sia le società che il numero dei tesserati, e dove un settore karate che ha una base enorme e una potenzialità che comunque dovremmo tenere ben oliata per arrivare a quei risultati che comunque ci hanno sempre consentito di essere fra le prime nazioni del panorama mondiale, credo che dovremmo lavorare. E poi salterà fuori un programma che verrà messo a disposizione di tutte le società, di tutti gli appassionati, per poter anche far capire un po' al nostro mondo quello che vogliamo fare per dare... E con chi lo volete fare? E con chi lo vogliamo fare? Adesso siamo in una fase interlocutoria, abbiamo le persone, ma credo che sia presto per metterlo un po' sotto i riflettori. Credo che abbiamo sia le competenze, soprattutto le conoscenze di una federazione complicata come la nostra, dove credo che sia un piccolo CONI, dove se abbiamo il consenso e se abbiamo la fortuna, la famosa quarta C che ci è mancata un po' a Parigi, c'è un po' mancata, ma ci hanno anche aiutato a perderla, esatto, e credo che tutte queste cose, tutte queste componenti che ci vedono da anni sia a livello societario, e quando parlo a livello societario voglio dire una cosa importante, a parte che Roma è autoreferenziale per tanti motivi, Roma capitale, noi vogliamo mettere in moto un meccanismo dove le società importanti, le persone che comunque hanno sempre dato un impulso importante al nostro movimento sportivo, e sto parlando di tutti i settori, abbiano la possibilità di essere ascoltate e di dare un apporto importante a livello gestionale al centro della federazione. La periferia che va al centro, non il centro che va in periferia. Questo è il nostro lavoro. Caro Presidente, hai detto due cose molto importanti. Ti faccio un esempio di Parigi. Tutti i giorni il sindaco di Parigi, una donna, Hidalgo, che sicuramente di estrazione spagnola, Hidalgo vuol dire cavaliere, tutti sì. I giorni veniva a dialogare con i giornalisti al Media Center. Sì. Questa è l'idea. Perché non pensare che, ad esempio, una volta al mese a Roma qualcuno può venire a parlare con te senza problemi di telefonate, passare dalla segreteria, dalle forche caudine per dire: caro Presidente, non sono d'accordo, pensi che sia possibile? Ma io credo di sì, teniamo conto che la nostra è una federazione complicata, con un centro, quindi è una gestione, la nostra è un'azienda con un bel gruppo di dipendenti, con un budget importante, con un'attività giornaliera pressante. Dire sì è facile, ma credo che sia un'attività da programmare. Se decidiamo che l'informazione deve avere un ruolo importante e dare a tutto il nostro popolo, chiamiamolo sportivo, delle indicazioni e delle comunicazioni, chiamiamole di servizio o di attività sportiva, deve essere una cosa da programmare, che è quello che faremo in tutte le varie attività che andremo a svolgere. Io credo che si voglia programmazione, io sono per i sistemi di gestione dove, a prescindere dai vari personaggi che vanno a gestire un'attività, si debbano avere delle linee guida e dei percorsi belli programmati e analizzati, con un percorso e un risultato che va rimodulato e in funzione delle variabili del momento. Quindi sì, ma in una programmazione chiara e molto, molto lineare. Ci torno ancora sopra per rendere più chiara l'idea. Cioè, la base, a mio modesto parere, va mobilitata. La base vuole dialogare, vi vuole conoscere, ma non come adesso in senso generale: sono Giovanni Morciani, sono presidente della Federazione della Lotta, sono il vicepresidente della Federazione Globale, ma non ti conoscono. Quindi è come il sindaco di Parigi, non avrei mai immaginato che il sindaco tutti i giorni veniva a conoscerci, chiacchierare anche del bagno fatto nella Senna, ci abbiamo riso sopra. Sì, lì ecco, ha rischiato anche qualcosa. Esattamente, quindi la mia interpretazione è che certo tutto va programmato,
però dare la possibilità alla base di dire la federazione è veramente aperta a tutti, è la vostra federazione, noi vi aspettiamo. Sì, sono d'accordo, tenete conto che chi vi parla viene dalla base, perché io ho fatto tutto il percorso, non sono stato un grandissimo atleta, ma comunque ho fatto quello che si fa in periferia, banalmente spostando anche le materassine, e credo che... Sono stato presidente del comitato regionale, di un comitato regionale che solamente nel settore lotta faceva 15 gare all'anno, quindi era un comitato regionale di riferimento, e credo che questo sia già un concetto, che a prescindere dalle nostre idee, dalle nostre convinzioni, una cosa non abbiamo mai dimenticato, che l'attività va fatta e va, il nostro movimento sportivo deve avere la possibilità di avere una serie di programmi e di calendari a disposizione di tutti. Io non solo sono a disposizione di tutto il nostro movimento, le persone che non ci conoscono, che non mi conoscono, e devo dire che molti mi conoscono perché sanno chi sono, sanno qual è la mia storia, sanno che cosa ho rappresentato, ho gestito un club e lo gestisco dal 94, che è sempre stato fra i primi a livello nazionale, e credo che queste cose siano già una presentazione importante. Credo che, e questo è successo dalle ultime elezioni, che hanno creato un meccanismo di trasversalità fra i vari settori. Prima eravamo molto compartimentati, adesso ci conosciamo sempre di più, perché il meccanismo delle elezioni ha attivato una serie di rapporti interpersonali fra i tre settori, quattro settori col jiu-jitsu e le arti marziali, che credo che abbiano messo in moto un meccanismo importante. Ci conosciamo sempre di più tutti, sanno chi sono, ma comunque sono a disposizione per tutti quelli che comunque hanno bisogno di delucidazioni, hanno bisogno di capire come possiamo gestire questa federazione, e dobbiamo dar voce a tutti. Ma lo ripeto, e non è assolutamente uno slogan, secondo me la periferia deve essere sempre più rappresentata, e credo che anche col voto di base, che ha attivato tutta una serie di prerogative e di aspettative più radicate nel territorio, credo che possiamo sostenere che la federazione ha un meccanismo, come dire, di rappresentanza sempre più ampio, e noi siamo a disposizione. Questo è un concetto molto chiaro. Hai toccato l'argomento jiu-jitsu, che sicuramente un domani può essere il quarto settore, visti i movimenti attuali, ma soprattutto ne parleremo nuovamente a Catania, dove ci sarà lo sbarco non dei mille, ma di tutta l'attività federale, e lì faremo un nuovo ragionamento. Sì, noi saremo presenti a Catania perché daremo il nostro contributo, ma approfitteremo anche per incontrare tutte le società di lotta, quindi andremo giù come rappresentanti anche del settore lotta, e nel frattempo chi vorrà essere a disposizione, cercheremo di attivare anche una sorta di convention per dimostrare e spiegare il nostro progetto, il nostro programma, che sarà sicuramente dettagliato, ma che comunque darà delle indicazioni e delle linee guida su come vogliamo impostare la nostra federazione. Partiremo dalla Sicilia ufficialmente, la Sicilia è un'isola importante dove i tre settori più il jiu-jitsu hanno un movimento importante, con dei rappresentanti che hanno partecipato in tutti i settori ad alto livello nelle manifestazioni importanti, Olimpiadi comprese. Nel karate abbiamo la medaglia, l'unica medaglia d'oro che sarà presente con noi, e credo che tutto questo ci metta nella condizione di utilizzare e di vedere il jiu-jitsu ad alti livelli, ma approfittare di un frangente come quello per riunire tutti i settori, inserendo anche il jiu-jitsu di fatto in questa collocazione. Dobbiamo ragionare sul fatto che il jiu-jitsu voterà il presidente, quindi darà per la prima volta sarà nella configurazione, darà un candidato che sarà nel consiglio del judo, e quindi stanno entrando con un piedino e una persona nella gestione della federazione. Quindi, diciamo, usando una frase storica,
obbedisco, quindi ci vediamo in Sicilia per il primo discorso di carattere alla base. Chi vuole venire, venga. Anzi, invitiamo tutti a venire. Sì, io penso che i nostri amici siciliani, che sono tanto socievoli e tanto ospitali, ci metteranno 3 più 1. Assolutamente, saranno presenti e ci metteranno tutti nella condizione di interagire e di dialogare e di creare un meccanismo bidirezionale per poter magari avere delle indicazioni, delle idee che ci possano aiutare in questo percorso che ci vedrà il 21 dicembre a Ostia nell'Assemblea Nazionale Elettiva per il quadriennio 2025-2028. Quindi appuntamento a Catania e soprattutto mettiamo in calendario sul nostro diario di lavoro 21 dicembre. E vinca il migliore. E vinca il migliore, che speriamo di essere noi, naturalmente. Sì. Caro Presidente, grazie ancora per l'intervista. Grazie. Buon samurai a tutti e bentornato da Roma, da Parigi, via Roma a Faenza, che è la tua città, certo, famosa per le medaglie, per la lotta. Speriamo di continuare. Grazie ancora. Grazie a voi.